Vittoria esterna pesante per il team Nuova Florida, capolista del girone B di eccellenza. La compagine di Bussone batte a domicilio per 1-2 la Virtus Nettuno Lido con due gol di rimonta nel finale, firmati Troccoli e Principalli. Di Giordani il momentaneo vantaggio dei padroni di casa. E il team Nuova Florida a creare in avvio, primo minuto è sull'asse di Giovanni Di Sei. Bolletta è costretto a sventare. Al 13esimo altra occasione, stavolta da calcio d'angolo. Bravo ancora l'estremo difensore di casa ad intervenire. Punizione invece al 23esimo, troppo debole e facile per la di Bolletta. Vantaggio della Virtus Nettuno Lido che arriva al 29esimo, azione di infilata sulla sinistra, recupero mette al centro e Giordani è perfetto in seconda battuta a trovare l'angolino, 1-0. Il gol fa salire di tono i padroni di casa, pericolosi al 36esimo, Nardini prolunga per il recupero, conclusione alta sopra la traversa, mentre nel finale di frazione è Trippa a prolungare per Nardini, destro deviato in calcio d'angolo. Inizio di presa e ancora padroni di casa da punizione, debole al quarto e facile perdita del portiere ospite, mentre all'11esimo il match cambia, secondo giallo del Trincia che va anzitempo sotto la doccia, Virtus Nettuno Lido in 10. Team Nuova Florida che mette pressione allora quando al 16esimo è Principalli a rientrare sulla destra, Bolletta è sul palo e mura la conclusione. Ancora lo stesso al 23esimo, stavolta a tu per tu dopo punizione, calcio d'angolo, match che è al 28esimo dove si ristabilisce la parità numerica con il doppio giallo anche a Ugolini e si rimane allora 10 contro 10. Alla mezz'ora i padroni di casa vanno ad un passo dal raddoppio con Porcari che se ne va in serpentina e trova l'angolino lontano, così come Giordani che allunga in angolo. Al 40esimo ecco allora l'1-1, il team Nuova Florida recupera palla sulla tre quarti, assist di Ponziani per Troccoli, conclusione che batte Bolletta e parità ristabilita, 1-1 al Delio Chimenti. Non è finita perché al 48esimo arriva una punizione dal limite che Principalli trasforma nell'1-2 che di fatto decide il match. Dopo 5 di recupero, il match finisce qui.